Al comunale di Penne, i padroni di casa ricevono la visita della Miternina nel match valido per la 32esima giornata di campionato. Mister Pavone deve rinunciare agli squalificati Cacciatore Savini e all'infortunato Casemirri. Davanti Lanciapagano con Rosini e Di Ruocco. Sul versante opposto invece mister Angelone si affida al tandem Alfonsi Santirocco per cercare punti preziosi in chiave play-out. Dirige l'incontro il signor Sciuba, coadiuvato da Ricci e 40. Partita piacevole fin dalle battute iniziali. Dopo 90 secondi Pagano calcia alto una punizione da buona posizione. Al terzo minuto Di Ruocco disegna un tiro cross che per poco non beffa Ludovisi. La Miternina risponde al sesto con il tiro di Fantaguzzi deviato in corner. Ancora ospiti protagonisti 5 minuti dopo, quando Santirocco serve a Fantaguzzi l'opportunità di calciare un rigore in movimento, ma il tiro a botta sicura del numero 7 è respinto in maniera provvidenziale da D'Amico. Sul ribaltamento di fronte Di Ruocco si invola sulla sinistra, converge e calcia sul secondo palo, ma Ludovisi è attento e si rifugia in corner. Al 20esimo Pagano viene atterrato dal limite dell'area, lo stesso numero 10 si incarica della battuta pennellando una traiettoria imparabile per il portiere. 1-0 Penne. Al 27esimo Rossi serve in profondità Di Ruocco che viene fermato dall'uscita provvidenziale di Ludovisi. La Miternina fatica a reagire, alla mezz'ora rischia di incassare la rete del raddoppio, ma il diagonale di Coletta esce fuori di un soffio. Per il Penne l'appuntamento con il 2-0 è solo questione di minuti, perché 40 secondi dopo Di Ruocco, ben servito in profondità, beffa Ludovisi con un morbido pallonetto che si insacca sotto la traversa. Al 35esimo protagonista ancora il numero 10 di casa, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo, si va a riposo sul 2-0. Neanche il tempo di riprendere posto che il Penne cala il tris. Rosini intercetta un pallone in area e lo gira sul palo lontano. Nulla da fare per il portiere, punteggio sul 3-0. Il Penne abbassa il baricentro, inizia a sfruttare l'arma del contropiede. Al decimo ci prova Iannascoli, ma il suo tiro esce a lato. La Miternina prova a prendere campo e l'11esimo avrebbe anche accorciato le distanze se non fosse stato per il salvataggio sulla linea di Rossi sul tiro di Alfonsi. Al quarto d'ora il cross di Fantauzzi centra il palo esterno. Attimi di paura per D'Amico per aver urtato la testa contro il legno. Un minuto dopo gli aquilani conquistano un penalty per il tocco con il braccio di D'Addazio. Matuzzi, dopo una breve rincorsa, colpisce la traversa suggellando il momento difficile dei giallorossi. Al 22esimo Di Ruocco sfrutta l'ennesimo contropiede e serve un cross a Coletta, ma il tentativo del numero 7 è rimpallato dalla difesa. Si abbassano i ritmi e mister Pavone regala la gioia dell'esordio in prima squadra al classe 2003 Grande e al 2004 Cutilli. L'ultimo sussulto è della Miternina con la punizione di Tuzzi che sorvola la traversa. Finisce così con gli aquilani che restano fermi a quota 30 e la consapevolezza di dover far punti nelle prossime due gare per disputare regolarmente i play-out. 3 gol e 3 punti invece per i biancorossi che salgono a quota 48. Una classifica che per poco non li vedeva protagonisti in zona play-off, un sogno solo rimandato, forse alla prossima stagione. Le interviste di Mattia D'Achille. D'Addazio, capitano del Penne, oggi partita perfetta. Cosa è mancato nell'arco della stagione per arrivare ai play-off? Ma nell'arco della stagione è mancata la continuità. Però quella continuità che magari ti può dare una rosa un pochino più ampia, a livello di over dico, perché a livello di fuori quota ci siamo sempre stati a livello numerico. Però dai, non abbiamo nessun rimpianto, in quanto già abbiamo eguagliato il campionato dell'anno scorso e quindi cerchiamo di migliorarlo già da domenica. Si pensa già l'anno prossimo, oggi l'esordio di due giovanissimi. Sì, diciamo che da 2-3 partite che la politica è quella di lanciare i giovani del posto, ma oggi hanno ben figurato sia Grande che Cutilli, quindi diciamo che il vivaio sta dando segnali di ripresa e quindi ci si può sperare per il futuro.